Buongiorno a tutti, bentornati nel canalino. Questo weekend abbiamo deciso di farci un regalone e darci la pazza gioia, ma vedrete dopo dove stiamo andando. Anzi, in realtà ci andremo domani mattina. Nel frattempo raggiungeremo una meta che è Padola o Padola? Padola o Padola? Dove sei? In provincia di? In provincia di Belluno. Sosteremo una notte in libera per posizionarci domani nel posticino, quindi rimanete con noi per scoprire i dettagli. Dettagli! Dettagli! No, perché c'è il pom 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 pom
Eccoci arrivati a Padova, siamo messi in un parcheggio del. Siamo nel parcheggio degli impianti di risalita il 22 di ottobre e ci sono circa 10 gradi. Il parcheggio ovviamente è deserto, comunque è giovedì. I cucuzzoli lì sono tutti imbiancati, anche questi di qua, non so se riuscite a vederli. Stanotte dormiremo qui proprio davanti agli impianti di risalita e lì ci facciamo un aperitivino. Allora abbiamo olive siciliane leggermente piccanti, un bel salamino col formaggino e il crodino ovviamente col prosecco perché liscio non si può. Sono buoni i canederli già. E dopo l'aperitivo in un attimo arriva anche la cena. Canederli in brodo ragazzi, una favola. Buongiorno amici, cominciamo subito questa giornata con un bel unboxing direttamente qui da Padova. Eccolo qua. Viste le riprese effettuate nell'ultimo video e visto che il canale sta andando bene, ho deciso di investire qualcosina e comprare un Action Cam DJI, la Osmo Action. Aspetta che mi sento. Ho approfittato dei saldi di Amazon del 13 e 14 ottobre per comprare questa offerta qui. Con 249 euro mi hanno fornito della Osmo Action, la Care Refresh, che è un'assicurazione che dura un anno in caso di rotture accidentali. Vabbè, vediamo cosa si trova all'interno. Eccoci qua. DJI Osmo Action, carica batterie con due batterie aggiuntive, quindi in totale abbiamo tre batterie. Questo è il bastone per andare in acqua, quindi resterà sempre a galla. Vi ricordo che la Osmo Action è impermeabile fino a 11 metri. Abbiamo una lente di ricambio e basta. Tenete conto che normalmente solo la camera costa 250 euro. Come caspita si apre? Porca vacca, che piccola! Considerate che io non ho mai avuto un Action Cam. È veramente piccola. Più abbiamo lo scheletro da cui si può attaccare tutti gli accessori, il bastone eccetera eccetera. Togliamo via questo, togliamo anche se riesco questo. Questa è la telecamera, è minuscola ragazzi, è minuscola. Che figata, bellissima. La batteria ha una guarnizione tutta intorno che impedisce all'acqua di entrare nella camera. Qui abbiamo due attacchi per con gli adesivi per appiccicare, credo, sul caschetto e sul vetro, però studierò meglio. Carica batterie per tre batterie, ogni batteria ha il suo case. Fa caldo. E poi abbiamo il bastone galleggiante. La DJI usa sempre un bel packaging. Come funziona sta roba? Ah, ecco. Adesso ho capito. Abbiate pazienza, ma è tutto nuovo per me. Sto registrando. Sì. Questa si mette qua, credo, così. Infila questo qua e il gioco è fatto. Eccolo qua. Hop. Tanta roba. Bene, ora ci mettiamo in marcia e andiamo verso il Caravan Park Sexy 16, quello lì insomma. Siamo ripartiti da Padova, direzione Caravan Park Sexy. Sexton, va bene. È sexy, è molto sexy quel campeggio. Dista circa 20 minuti, quindi è abbastanza vicino. Ah, ma stai registrando? No, aspetta.
vasca da bagno, ah, per le mucche. Che porta a destra di un colore, a sinistra di un altro. Vai lì, puoi andare lì dentro. Ci siamo fermati a vedere questa meraviglia, la cascata del Pissandolo. Questo è il torrente Padola. Che spettacolo! Prima neve. Siamo quasi arrivati, mancano 3 km, cominciamo a vedere anche un po' di neve e ci sono 8 gradi, meraviglioso, si apre la vallata. Guarda neve! Fico! Beh, signore! Hai visto già? A 200 metri c'è il faro. Wow! Ci sono le casette sull'albero. Guarda che portano dei sassi. Abbiamo fatto il check-in, ora stiamo attendendo il signore che ci porterà in questa piazzola meravigliosa. La Leading 600. Il 600 sta per 600 metri quadrati di piazzola, l'unica nel campeggio, non aggiungo altro. Scortati con la macchinina da golf. Caspita, che bel campeggio, ragazzi. È la prima volta noi che veniamo qua. Comunque semideserto, eh. Pensavo di trovare qualche tedesco in più. Eccola qui la nostra mega piazzola. Wow! Con cancello automatico. Porca tutta macchina. Recintata. Sì. E voilà. Ok, ora ci siamo posizionati nella piazzola. Eccola qua. Panoramica a 360 gradi. Vado in cucina, sì. Allora, qui abbiamo una bella tavola. Wow. La taverna col caminetto per fare il barbecue. Già pronta anche la legna. Che spettacolo. L'orto con gli odori, anche la menta. L'orto con tutti gli odori. Andando di qua abbiamo la zona relax. Con due sdraio, un tavolone e la zona bambini, ma credo non la useremo.
Ragazzi, questo è il pezzo forte e adesso vi porto dentro, andiamo a vederlo assieme, inseriamo la tessera, tac. Sì signori, perché abbiamo anche la sauna, eccola. Bel bagnetto in basket idromassaggio, ma voi non potete entrare. Ci vediamo dopo.